Siamo qui per denunciare che questa operazione manderà a casa migliaia di lavoratrici precarie, migliaia di donne che da più di 10 anni coprono il servizio scolastico educativo. Il 24 di dicembre è stato pubblicato il DUP, che è il documento unico di programmazione, dove all'interno c'è un taglio dei servizi educativi scolastici del Comune di Roma. E ci sarà un lento e progressivo passaggio dei nidi verso il privato e delle scuole dell'infanzia verso lo Stato. E qui siamo davanti al Casale Brampolini, che è una delle 17 strutture dei nidi che andranno al privato. Verrà esternalizzato, come hanno pian piano esternalizzato tutte le altre parti della macchina organizzativa del Comune di Roma, principalmente all'interno delle scuole. L'abbiamo visto con la multiservizi, l'abbiamo visto con gli assistenti educativi e culturali per l'integrazione dei bambini disabili. E quindi a questo punto, perché non credere fino in fondo che possa succedere anche per le educatrici di asilo nido? Nove sul Comune di Roma già sono esternalizzate e pian piano sempre di più le nuove costruzioni, diciamo, che verranno consegnate chiave in mano, full optional, al privato, che ovviamente dovrà fare il suo profitto. E pensare al profitto nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione, veramente, insomma, ci fa abbastanza rabbrividire. C'è un problema in riferimento al blocco del turnover, la spending review e tutte le cose di cui ci martellano i telegiornali in continuazione. È chiaro che poi dietro c'è anche una volontà politica di scegliere verso quale indirizzo andare per questi servizi. E i 17 nidi in liquidazione, come diciamo noi, ci indicano una strada che non è assolutamente quella delle assunzioni. Quindi, insomma, un qualcosina in cambio lo pretendiamo anche dall'amministrazione, visto che gli abbiamo tenuto aperte le scuole e gli asili nido per anni, perché anche queste ultime graduatorie hanno oramai una data che è del 2009. Continueremo la nostra lotta, non finirà qui. Vi chiediamo di esserci a fianco nella divulgazione delle nostre iniziative.